Ciao a tutti da Insorto Contadino. Gennaio, mesi invernali, non c'è molto da fare nell'orto, ma una cosa che si può fare è la propagazione del carciofo. Il carciofo è una pianta bella resistente, per questo mi piace molto. Resiste alla siccità, al freddo, al caldo, dura diversi anni praticamente senza bisogno di grandi cure. E quindi bene scegliere con cura la posizione perché ci sarà diversi anni. Io scelgo le zone tra le zone meno fertili dell'orto, ad esempio le metterò in questa striscia qui. Ok? Ed è molto semplice propagare il carciofo. Quando farlo? Di solito nei mesi invernali, inizio primavera, perché si va praticamente ad estrarre un getto secondario. E quindi con le sue radici, e quindi è bene che comunque non sia una temperatura troppo elevata, è bene che sia umido appunto per favorire l'attecchimento. Come vedete, da una pianta principale negli anni tendono a nascere dei getti secondari, e quindi noi cercheremo con una vanghetta, cosiddetta vanga dell'ortolano, di estrarre questo getto secondario prendendo il più possibile radici. Il terreno è bello umido, quindi questo deve favorire l'estrazione. Perfetto. Vedete? Radici ben circondate dalla terra e via. Io utilizzo un metodo di coltivazione naturale, per cui lascio crescere molto le erbe spontanee perché favoriscono la biodiversità, quindi se voi direte oh, ma che robacce, non importa, è tutta una protezione del terreno, è un arricchimento della biodiversità dell'orto, questo favorisce l'instaurarsi di un ecosistema naturale anche con insetti che mangeranno i vostri parassiti. Ok, si potrebbe mettere un pochino di torba, un pochino di terriccio, ma vi assicuro che viene bene anche così. Il terreno è sminuzzato, è bello umido, dovrebbe attecchire senza problemi. Copriamo bene le radici, compattiamo un po' la terra intorno, anche con i piedi. Ed ecco fatto. Tutto questo ho intenzione di metterci i carciofi. Con il metodo naturale non andiamo praticamente mai a lavorare il terreno, ma in questo caso andrò solamente a tagliare l'erba che c'è qui con il decespugliatore, dopodiché farò delle buchette con la zappa. Una volta passato con il decespugliatore, preparo con la zappa il posto dove vado a mettere il carciofo a una distanza ragionevole perché ok, ho preparato il posto per 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 piante di carciofo in questo vaso e vedo se riesco a trovare 7 polloni. Vediamo un po' se ne possono prendere anche due. Io prenderei i più esterni, questo che è bello grande ed eventualmente questo. Vediamo un po', quindi sicuramente questo qui, se non è che si può esagerare, se no si va danneggiare la pianta principale e può anche morire, quindi si inserisce qui così. Ci siamo anche qui, è andata bene con le radici ben portate dalla terra. Questa qui prenderei e lascerei questa qui madre, questa più grande insomma.
Mi copro subito. Vediamo un po', la terra si è abbastanza sminuzzata, sì. Infine vado a tagliare le foglie più esterne con un coltellino, in modo che mi restino quelle più nuove. Queste le lascio qui come pacciamatura. Ok. Metti questa sciupata, si va a togliere. Questa si è spezzata. Tolgo queste. Tolgo anche questa, lascio così, lo stesso, questa si toglie, così come questa, ok. Mi piace. Io vi ringrazio per l'attenzione, come sempre vi auguro una buona vita e tante belle cose, buon divertimento, non facciamoci fregare, buona vita, alla prossima, ciao.